sesto cerca di partire da argomenti di carattere nazionale che poi vanno a interessare anche la nostra città. E di questi giorni la triste notizia del bambino in gita, Franco Loi, di 11 anni, che appunto durante una gita, a causa di un arresto cardiaco, è morto. Noi vorremmo chiedervi un tuo pensiero su questo triste avvenimento. Anch'io ho sentito di questa cosa e certo quando capitano tragedie come questa diventa certamente difficile per tutti, quindi la mia solidarietà va ai genitori di questo bambino, la mia solidarietà va anche al prete della parrocchia e a tutti quanti in qualche modo sono stati coinvolti in questa triste vicenda. Credo che in questi casi sia molto facile tirare delle conclusioni approssimative, no? Sia molto facile distribuire colpe a destra e a sinistra, perché la fatalità ci spaventa. Purtroppo in questo caso penso si debba proprio parlare di fatalità. Noi facciamo le gite dell'oratorio tutti gli anni, qualche volta capita anche in montagna, e quindi ci sentiamo anche un po' in apprensione quando sentiamo notizie come queste, però ci rendiamo anche conto del fatto che normalmente quando facciamo le gite ci prendiamo tutte le cautele, tutte le precauzioni, perché le gite si svolgano nella massima sicurezza, quindi la presenza di adulti, la pianificazione dei tragitti, l'attenzione ai più piccoli. È chiaro che poi a volte ci sono cose imprevedibili e imponderabili che vanno al di là delle nostre